scusate un po' questa estensione della presentazione, però ecco il primo incontro. Poi se qualcuno dovesse avere richieste di chiarimento, insomma, noi siamo disponibili. Chiara della Valle come referente so che ha seguito da vicino anche molti di voi. E va bene, buon proseguimento. Allora, io vi presento la dottoressa Brigida Mascitti. Come diceva il direttore Sonia Modica, questo modulo che si caratterizza, si scompone in quattro incontri, metterà su argomenti vari. Oggi inauguriamo con la storia dell'arte, dal titolo Naturalismo, cultura agraria e produzione artistica, il caso Mastroianni. Brigida Mascitti si è laureata in storia dell'arte presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Perugia, discutendo una tesi triennale in architettura contemporanea, inerente ai musei del design, evoluzione dello spazio espositivo e del prodotto industriale, e conseguendo poi la tesi magistrale in storia dell'arte contemporanea riguardante gli scultori italiani alle biennali veneziane degli anni 60, Europa e USA a confronto. Si è poi specializzata presso la Sapienza di Roma in storia dell'arte contemporanea, con una tesi intitolata Il concorso internazionale per le porte di San Pietro in Vaticano, i 12 finalisti, e collaborando per diversi mesi all'interno del Dipartimento di Arte Contemporanea dei Musei Vaticani e affinando l'ambito di specializzazione nella scultura dell'Ottocento e del Novecento. Estratti delle sue tesi sono stati pubblicati due saggi all'interno della rivista Economia della Cultura in occasione della prima partecipazione mondiale della Santa Sede alla Biennale Veneziana nel 2013. Molto importante inoltre è la pubblicazione da lei fatta per la rivista Ricerche di Storia dell'Arte sullo scultore toscano Dazzi. Ha inoltre tenuto varie conferenze come quella su Emilio Greco, L'istante della tua bellezza, svoltasi in occasione dell'inaugurazione della mostra monografica nel Museo Archeologico di Gioia del Colle e la conferenza su Giacomo Manzù e le sue donne all'interno del Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Oggi svolge il ruolo di assistente alla cattedra di economia, gestione e comunicazione dei beni culturali presso la scuola di specializzazione della Sapienza di Roma e in quanto libera professionista svolge ricerche, archiviazioni, perizie e mediazioni per privati e società. Svolge visite didattiche guidate nei musei di Roma, ha collaborato come giornalista per Il Vedere a Roma, allegato mensile del Giornale dell'Arte e con la Galleria ed Europea di Roma. Infine, nel ruolo di ufficio stampa e PR, collabora all'organizzazione di eventi a livello internazionale e nazionale, curando le visite guidate all'interno del Museo Mastroianni di San Salvatore in Lauro. Il suo intervento di oggi sarà un breve excursus sul tema agrario-agricolo all'interno della storia dell'arte contemporanea, a partire dal Medioevo e attraverso la rivisitazione di alcune correnti artistiche fondamentali e dei suoi protagonisti dell'Ottocento fino ad arrivare al periodo immediatamente successivo al primo conflitto mondiale. A tal proposito si metterà in evidenza il ritorno del tema agrario-agricolo in ambito letterario e all'interno del contesto europeo per sottolineare il ritorno all'ordine del periodo fascista. Accogliamo con un applauso, grazie Brigida, lascio la parola alla dottoressa. Si sente? Sì. Allora, buon pomeriggio a tutti e benvenuti. Vorrei, prima di iniziare con il mio intervento, ringraziare l'Associazione Culturale Italia Antica e le professoresse Sonia Modica e Chiara della Valle per il gentile invito rivolto a partecipare a questa interessantissima serie di conferenze che ha per oggetto d'indagine proprio il tema agrario-agricolo, un tema assai attuale nel nostro paese, il primo al mondo per quantità e qualità di beni artistici ed archeologici conservati. Non a caso l'UNESCO, che definisce l'Italia come museo a cielo aperto, anche il museo dei musei, conta oggi ben il 70% dell'intero patrimonio mondiale sul suolo italiano. Ed oggi qui, nella sede di Aprilia, cercheremo di analizzare dal punto di vista storico-artistico come il binomio arte-terra sia in realtà è antichissimo e abbia trovato in questa città un palcoscenico esemplare. Del resto la cultura artistica italiana, sin dai tempi più
remoti e con soluzioni di continuità fino al presente, ha espresso questo binomio, questo legame arte-terra, quest'ultima intesa come fonte di nutrizione per l'essere umano nei modi e con le tecniche artistiche più disparate. E c'è anche un detto antichissimo che recita: il lavoro nobilita l'uomo, e penso che mai questa affermazione fu più valida se non durante il Medioevo, quando con l'avvenire e il sopraggiungere dell'anno 1000 gli uomini pensavano che sarebbe giunto il giudizio universale, e dunque per salvarsi dal giudizio divino avrebbero dovuto affidarsi totalmente alla cura delle chiese. E a tal proposito vi vorrei far presente il Duomo di Modena, che è stato realizzato a partire dal 1099 fino al 1319 dall'architetto Lanfranco e dallo scultore Guglielmo, e che è stato definito, pensate, dal 1997 insieme alla Torre Civica e alla Piazza Maggiore Patrimonio dell'Umanità. Ma ciò che a noi oggi interessa interessare non sono ovviamente le vicende di costruzione di questa enorme e magnifica cattedrale, e quanto soffermarci su quello che è invece il portale nord della chiesa, detto anche il portale della pescheria, cosiddetto perché nei pressi c'era un banco per il commercio del pesce ed era anche l'ingresso destinato al popolo, perché ovviamente dovete sapere, anzi penso che quasi tutti voi sappiate, che all'epoca le chiese avevano ingressi separati tra popolo e regnanti, e anche lo stesso interno era separato, no? A seconda delle classi sociali, ma anche tra uomini e donne. Dunque, questo bel portale si caratterizza per una decorazione in rilievo molto particolare, che consta di raffigurazioni, se vogliamo decorative, nella parte frontale, in cui sono figure, presenti per lo più tracci con mostre e figure zoomorfe, mentre invece in quello che è l'archivolto, quindi l'archetto in alto, troviamo le storie di Re Artù. Non a caso lo stesso maestro che ha realizzato il portale viene anche chiamato proprio per questa raffigurazione il maestro di Re Artù. Nell'architrave infine troviamo delle favole con animali e bestiali dell'epoca, ma ciò che a noi interessa analizzare sono più che altro gli stipiti interni della porta, laterale destro e laterale sinistro, dove sono raffigurate le allegorie dei mesi. E la rappresentazione del ciclo dei mesi dell'anno è resa mediante singole sculture, si è parlato ovviamente, no? Uno per ogni mese, che sono inserite in apposite nicchie decorate, ciascuna delle quali simboleggia un mese dell'anno, che è caratterizzato da una specifica attività agricola, fornendo in questo modo un vivace spaccato di vita medievale, e queste sono ovviamente le formelle prese ad una, quindi vediamo a partire dallo stipite sinistro in alto: dicembre spacca la legna, novembre semina, ottobre riempie la botte, settembre grigia l'uva, agosto sarca il grano, luglio miete il grano. Per passare allo stipite destro leggiamo giugno faccia, maggio accudisce un cavallo, aprile rende i fiori, marzo cura la vite, febbraio si scalda il fuoco, gennaio prepara gli attrezzi. Un tema molto simile lo ritroviamo a distanza di circa un centinaio di anni all'interno del Battistero di Parma, realizzato a partire dal 1196 dallo scultore lombardo Benedetto Antelami. Il Battistero di Parma è molto particolare, ovviamente è una ripresa consapevole dell'architettura antica, come potete vedere, dei battisteri più antichi, di origine paleocristiana, ma presenta sicuramente una differenza rispetto ai coevi battisteri, perché si sviluppa in altezza. Infatti sembra quasi essere una torre ottagonale tronca, al cui interno invece è scandita da 16 arcate, perché ogni lato esterno ne corrispondono tre interni. Anche in questo caso ciò che a noi interessa analizzare sono le raffigurazioni del ciclo dei mesi, che si trovano all'interno all'altezza del primo matroneo e che raffigurano ancora una volta degli uomini impegnati in quelle che sono le mansioni mensili legate al tema della terra. Ovviamente anche in questo caso le
sculture a rilievo erano per un portale esterno del battistero, ma non sappiamo il motivo preciso, vennero poi inserite all'interno. Mi sono raffigurati uomini occupati in lavori agricoli stagionali a cui si dava un significato salvifico. E in queste rappresentazioni Antella nella sua bottega produce una straordinaria cura delle particolari, guardate appunto con quale cura vengono raffigurati quelli che sono gli strumenti per lavorare la terra, gli stessi utensili, le piante, i frutti e quant'altro. Il naturalismo è quasi sconcertante, il confronto ovviamente con le sculture del maestro di Vertù è schiacciante, sono assolutamente realistiche. Ovviamente questo tipo di rappresentazioni non si trovavano soltanto all'interno di contesti religiosi, ma anche in quelle che erano le piazze, i palazzi di rappresentanza dei neonati comuni italiani. Ovviamente però in questo caso l'intento didattico e didascalico era sicuramente diverso rispetto a quello religioso. Si voleva in qualche modo convincere il cittadino che attraverso il buon operato, la buona condotta, si sarebbe riusciti a vivere anche all'interno di un contesto cittadino migliore. E a tal proposito non posso non prendere in considerazione la Fontana Maggiore di Perugia, realizzata tra il 1275 e il 1278 dagli scultori Nicola e Giovanni Pisano, padre e figlio. È stata collocata all'interno della piazza principale di Perugia, piazza 4 novembre, in occasione della celebrazione dell'arrivo dell'acqua nell'Acropoli attraverso il nuovo acquedotto che convogliava nel centro di Perugia le acque provenienti dal vicino Monte Pacciano. La fontana è stata realizzata in pietra di Assisi ed è costituita fondamentalmente da due vasche concentriche sormontate, sopra le quali poi è posta una terza vasca bronzea da cui poi sgorga l'acqua. Ciò che a noi interessa analizzare ovviamente è la decorazione incentrata fondamentalmente su 50 bassorilievi e le 24 statue che ornano le due vasche. Nella vasca inferiore, quella più grande, vi è anche il ciclo raffigurante i mesi dell'anno con i segni zodiacali e le scene della tradizione agraria e della cultura feudale. Eviterei ovviamente di leggere ogni raffigurazione, però potete vedere ovviamente che ad ogni mese ovviamente corrisponde una mansione agricola ed anche un segno zodiacale. In questo caso ovviamente le raffigurazioni sono in basso rilievo e non in rilievo a tutto tondo. E non posso non citare anche la decorazione ad affresco della Sala dei Nove del Palazzo Pubblico di Siena, realizzata da Ambrogio Lorenzetti tra il 1338 e il 1339. È un affresco veramente molto importante perché si tratta della prima rappresentazione a tema esclusivamente laico in epoca medievale. In questo affresco si voleva fondamentalmente raffigurare quella che era l'operosità del buon governo e le conseguenze ovviamente ottimali nelle campagne e nelle città e viceversa quella che era l'operosità nefasta del cattivo governo nelle città e nelle campagne. Ragion per cui in questa sala rettangolare vediamo in fondo la raffigurazione del buon governo con delle figure allegoriche facilmente identificabili attraverso le didascalie sottostanti. Nella parete di destra vediamo invece i buoni effetti sulla campagna e sulla città, ovviamente la campagna e la città erano Siena. E mentre invece per quanto riguarda il cattivo governo, questo è raffigurato sulla parete laterale sinistra insieme agli effetti nefasti. È tuttora un ciclo molto importante, comunque all'epoca doveva servire fondamentalmente per spronare dal punto di vista morale coloro, i governanti che venivano chiamati appunto a regnare sulla città di Siena e che quindi periodicamente si riunivano all'interno di questa stanza. E per quanto riguarda gli effetti del buon governo in campagna, possiamo vedere raffigurati cittadini e contadini che viaggiano sulle strade, giovani a caccia con la balestra, una rappresentazione quindi totale, non soltanto
soltanto della campagna, ma anche di quelli che sono i mestieri che si svolgono in campagna. Ad esempio la natura, la semina, la raccolta, la mietitura, la battitura del grano, questo perché fondamentalmente il pittore non voleva tanto mostrare quella che era la, diciamo, una condizione reale della campagna, quanto sottolineare la floridezza e la sicurezza delle campagne in tutti i suoi aspetti, proprio perché governate da un buon governo. A questo punto dobbiamo fare un balzo temporale pazzesco, perché se ci soffermassimo su ogni epoca storico-artistica sarebbe veramente un discorso infinito. Ovviamente il nostro intervento è mirato per l'epoca contemporanea, e ovviamente l'epoca contemporanea nasce proprio dall'Ottocento, che è il secolo che fin da subito è stato interamente dedicato proprio al culto del tema agricolo, agrario, all'interno della storia dell'arte. Perché? Perché per la prima volta, fondamentalmente, grazie a diversi movimenti artistici, tra i quali il naturalismo, la corrente dei Macchiaioli, dei post-Macchiaioli, ma anche attraverso il divisionismo in Lombardia, per la prima volta quindi il tema agricolo, con la raffigurazione dei paesaggi e dei contadini e del lavoro dei campi, diventa di fondamentale importanza. Ovviamente in Italia non mancano esempi eccelsi, come nel caso di Giuseppe Segantini con Pascoli di Primavera, alla stanga, la raccolta del fieno, e soprattutto con Giuseppe Pellizza da Volpedo, con il famoso quarto stato, il dipinto realizzato tra il 1898 e il 1901, quest'ultimo emblema di quelle che erano le lotte politico-sindacali per raggiungere, diciamo, una certa situazione agiata da parte di coloro che comunque rappresentavano lo stato più povero e disagiato dello Stato, quindi i contadini, i minatori e gli operai fondamentalmente. Non mancò un aiuto da parte della letteratura coeva, mi riferisco ovviamente in primis al verismo, pensiamo ad esempio alla roba di Giovanni Verga. Ma anche la stessa poesia non fu da meno, mi viene in mente Giacomo Leopardi con L'elogio degli uccelli, e Carlucci forse con La grande proletaria del 1911, il discorso fatto in occasione della campagna italiana in Libia. Comunque anche gli stessi movimenti letterari, come ad esempio la schiavitura, contribuirono fortemente a incentrare diciamo, un focus proprio su questo tema, sviluppando il mito del vero e il culto del naturale. Ovviamente però l'Italia era un po' in ritardo rispetto all'Europa, in particolar modo in Francia, dove troviamo capolavori come Gli spaccapietre di Gustave Courbet e L'Angelus di Jean-François Millet, entrambe testimonianze fortissime della condizione sociale dell'epoca, ovviamente affiancate da un'altrettanto forte letteratura di genere, e penso ovviamente a Les Misérables di Victor Hugo, il primo romanzo di genere proprio sociale. E ancora una volta però, se facciamo un confronto tra Italia e Europa, notiamo un certo ritardo, nonostante alcuni eccelsi esempi, come ovviamente Fattori, il principale esponente ovviamente della corrente Macchiaiola, o anche con Silvestro Lega, con il famoso Pergolato del 1868, in cui raffigura non tanto il lavoro, no, nei campi e la difficoltà anche di questi lavoratori, quanto invece il benessere della cosiddetta borghesia che si recava proprio in campagna per godere dei frutti della terra e del clima ottimale. Ma quali furono, diciamo, le cause di questo parziale ritardo rispetto alla condizione europea? In primis abbiamo detto francese, ma anche belga e tedesca. Di fatto il ritardo era dovuto a proprio ritardo da parte dell'Italia dal punto di vista industriale, post-industriale, cioè la nostra economia era comunque non sviluppata come nel resto dell'Europa.
non mancarono anche questioni di tipo, se vogliamo, ideologiche e legate anche alla committenza ufficiale. Per quanto riguarda invece l'aspetto plastico, quindi la scultura, quest'ultima, diciamo, fu ancora meno trattata in Italia. Ovviamente in Europa non mancarono esempi altissimi, e mi riferisco in primis a Constantin Meunier, che è il padre, diciamo, il fondatore di questo genere di scultura di soggetto sociale, il quale attraverso quest'opera, il Monumento al Lavoro di Bruxelles, realizzato a partire dal 1893, offre uno spaccato di tutte quelle che erano le professioni, se vogliamo, più basse dal punto di vista sociale. In questo caso io vi ho estrapolato la parte inerente all'agricoltura, in cui vediamo questi contadini che spingono il carro e che sembrano essere tutto purché poveri, anzi sembrano dei veri e propri eroi fortissimi. E ovviamente anche in questo caso l'agricoltura era in netto anticipo dal punto di vista economico rispetto al nostro paese. Però chi non manca di in qualche modo accogliere il messaggio europeo è il toscano Arturo Dazzi, il quale sin dalle sue prime prove giovanili dà modo di interessarsi a quella che è la tematica dell'animalistica e alla tematica lavorativa e sociale, e lo fa con opere come ad esempio Minatori di Luni, realizzata nel 1904. Pensate che questa opera era stata realizzata appositamente per il concorso nazionale del lavoro ed il tema era stato proprio il lavoro, cioè si dava un tema ovviamente a un concorso artistico, e nel 1904 a Roma il tema era il lavoro. Quindi ecco un piccolo progresso, un passo avanti. Ovviamente parliamo di uno sbalzo temporale di circa un trentennio, no? Rispetto all'opera di, del belga Meunier. E guardate invece il bozzetto dei lavoratori degli Alpi Apuani di Dazzi, quanto è simile all'opera che vi ho mostrato poco fa di Meunier, quindi il monumento ai lavoratori, per quel che riguarda lo sforzo degli uomini che in qualche modo guidano i buoi per portare i massi in cima al monte. Quindi ancora una volta questi contadini espressi in uno sforzo fisico non indifferente, che sembrano essere davvero quasi degli eroi. Dazzi inoltre non manca di raffigurare il tema legato all'animalistica, al tema sociale, al lavoro, anche in quelli che sono monumenti di grandi dimensioni, e mi riferisco in particolare all'Arco ai Caduti di Genova e al bozzetto per il Palazzo del Governo di Livorno del 39, quest'ultimo che sembra essere quasi una citazione della Colonna Traiana, no? Con questo basso rilievo appena sfocato, poco evidenziato, in cui strato su strato vengono raffigurate quelle che sono le professioni legate al lavoro nei campi. Ovviamente giungiamo agli anni 20 del Novecento, il primo conflitto mondiale si è concluso con la vittoria dell'Italia insieme ai paesi alleati, Francia, Gran Bretagna e l'impero russo, e in Italia si cerca di tornare ovviamente alla normalità, non soltanto dal punto di vista politico ed economico, ma anche dal punto di vista della quotidianità. Quindi anche gli artisti stessi che avevano abbandonato i propri strumenti del mestiere, no? I pennelli, gli scalpelli, per scendere sui campi e combattere, tornano al proprio mestiere. Molti di questi però lo fanno con una sensibilità ed un piglio totalmente diverso. Addirittura assistiamo ad un rovesciamento totale di quello che è lo stile artistico. Ad esempio, artisti che avevano aderito alle avanguardie pre-conflitto, come ad esempio il cubismo, il futurismo, di punto in bianco, concluso il conflitto, si adeguano a quello che è il ritorno all'ordine, quindi il ritorno a questa classicità lineare formale ma anche nella stessa tematica, che poi appunto prende il via a partire dal ventennio del Novecento, dal primo ventennio del Novecento, e con il richiamo all'ordine veniva posta un'attenzione tutta nuova verso la vita e il mondo rurale, accompagnata da una sintesi artistica lineare e classica. E quindi ancora una volta prendeva il via il mito di un'Italia proletaria e contadina, che ovviamente era stato strumentalizzato a favore del, diciamo,
del regime fascista di Benito Mussolini, che come vedremo sarà di fondamentale importanza per far sì che appunto il tema si diffonda in maniera totalizzante in Italia. Chi sembra aver recepito in toto il verbo del richiamo all'ordine è lo scrittore ed pittore Arlindo Soffici, toscano, il quale ne dà prova sin dalle prime opere adolescenziali, ma soprattutto con le opere della maturità, come ad esempio Contadini del 1928, questa enorme tela in cui vediamo la moglie che porta il pranzo al villico che sta zappando e che quindi interrompe il lavoro per dedicarsi per concedersi insomma una piccola pausa insieme alla moglie, che rappresenta dunque la famiglia, durante l'intera giornata di lavoro. Questa è una vera e propria celebrazione dell'uomo selvatico. L'uomo selvatico è un uomo semplice, è un uomo forte, è un uomo fedele ed è l'uomo ideale per Benito Mussolini. Un uomo che sa svolgere il proprio lavoro, che sa ricompensarsi con quelli che sono, diciamo, i propri valori e che ama la propria patria. Pensate all'importanza di artisti come Mario Sironi, il padre del cosiddetto muralismo, per la diffusione del verbo fascista nella storia dell'arte. La politica culturale del fascismo verso l'arte e le sue espressioni fu capillare ed attenta. Infatti, nell'ideologia politica, il lavoro rurale e il mondo contadino, prima con le bonifiche e poi con l'autarchia, furono al centro di un interessante dell'interesse e divennero uno dei cavalli forti della propaganda fondata sull'idea di nazione moderna ed erede dei fasti imperiali di Roma. L'immagine così di un'Italia contadina e proletaria finì per confluire nell'immagine dell'uomo nuovo, dell'uomo selvatico di cui ho appena parlato, e garantire in questo modo un consenso di massa alla dittatura. Addirittura il fascismo arrivò a bandire dei veri e propri concorsi artistici ad hoc, quindi, per la diffusione del verbo di regime. Un esempio è offerto dal premio Cremona, fondato da Roberto Farinacci, segretario del Partito Nazionale Fascista, nel 1938 nella città di Cremona, con l'intento di favorire proprio il fascismo nella pittura italiana. Farinacci intendeva in questo modo sottolineare la necessità di un'arte figurativa di immediata comprensione che potesse portare ad una corrente artistica propriamente fascista. La prima edizione fu del 1939 e come temi Ascoltando la radio il discorso del Duce e Stati d'animo creati dal fascismo, mentre invece per quanto riguarda le due edizioni seguenti a scegliere i temi fu lo stesso Benito Mussolini. Il tema del 1940 fu la battaglia del grano, mentre quello del 41 fu la gioventù italiana del Vittorio. Nel 42 ovviamente non ci fu alcun concorso a causa dello scoppio della seconda guerra mondiale. Allora, sappiamo tutti che la bonifica integrale e la battaglia del grano furono due propagande economiche fondamentali per l'Italia, per il fascismo e per il nostro paese nel contesto europeo. Di fatto furono lanciate a partire dal 1925 con successo per raggiungere quella che era l'autosufficienza produttiva del frumento in Italia e per far sì appunto che il nostro paese fosse alla stregua degli altri paesi in ambito mondiale. A distanza di tanti anni possiamo certamente affermare che l'impresa riuscì, e riuscì esattamente come fu pensata da Mussolini, in brevissimo tempo, da quell'esercito di rurali che lui stesso aveva, se vogliamo, creato, perlomeno creato nelle intenzioni, come attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Ogni strategia per Mussolini era fondamentale per far sì che tutti i cittadini, dal più ricco al più povero, seguissero la sua volontà. Per farlo addirittura arrivò a fondare delle vere e proprie città dal nulla, frutto appunto della bonifica dell'agro pontino e dell'agro romano, in brevissimo tempo.
Ovviamente noi ci soffermiamo adesso su Aprilia, città in cui ci troviamo, che sappiamo essere stata la quarta città di fondazione delle città nuove fasciste. Seguì in ordine di tempo Latina, allora Vittoria, fondata nel 1933-32, Sabaudia, fondata nel 1933, Pontinia, il 19 dicembre del 34, quindi guardate quando sono ravvicinate le date, una per ogni anno, si chiama appunto Aprilia, ed infine Pomezia nel 38. Aprilia è così chiamata da aprile, ovviamente il primo mese dell'anno per quel che riguarda proprio le pratiche agrarie, e da Venus Aprilia, Venere feconda, quindi già dal nome c'è una sorta di buon augurio per la città. È stata fondata il 25 aprile del 36 per poi essere inaugurata a distanza di un anno e mezzo il 29 ottobre del 37. Rappresenta la simbolica e un'unica tappa della restituzione dell'uso agrario della pianura pontina e di gran parte dell'agro romano dopo l'abbandono durato quasi due millenni di un vasto territorio che i romani avevano centuriato intorno al del IV secolo antecedentemente alla costruzione della Via Appia. Sappiamo che poi nei secoli a seguire la città diciamo venne utilizzata per lo più per la cultura dei cereali, anche a causa appunto della stessa natura del terreno, e veniva utilizzata anche per i pascoli che venivano qui a svernare in inverno, che provenivano per lo più dall'Alto Lazio, ma anche dal Molise, dalle Marche, dall'Abruzzo, e inoltre anche una terra utilizzata per l'allevamento stesso degli equini e dei bovini di razza maremmana. In ogni caso, i lavori procedettero davvero in maniera spedita e addirittura, sempre per il solito discorso dei mezzi di comunicazione di massa, Mussolini arrivò a fondare una rivista mensile intitolata La conquista della terra, che venne stampata in quei cinque anni in cui vennero poi costruite tutte le nuove città di fondazione fascista, quindi dal 35 al 39, per rivolgere il messaggio della bonifica delle paludi al nuovo esercito dei rurali chiamato a lavorarvi, grazie anche ad un massiccio messaggio propagandistico sviluppato con la comunicazione di massa e con le stesse copertine della rivista, che affrontavano di volta in volta i temi legati al lavoro della bonifica ed erano a cura dell'artista romano Duilio Cambellotti. Pensate che il numero bimestrale, in genere la rivista era mensile, quindi di ottobre-novembre del 37, quindi esattamente a cavallo con la data di inaugurazione di Aprilia, che vi ricordo era il 29 ottobre del 97, il numero venne dedicato ad hoc ad Aprilia e presentava in copertina un'opera dell'artista futurista Enrico Francolini, intitolata proprio Nel solco di Roma. Il concorso per la realizzazione di Aprilia fu un concorso molto importante in scala nazionale, venne bandito e, diciamo, nel 36 e dei 17 progetti partecipanti ben 16 vennero reclutati idonei e vennero esposti all'interno di una mostra allestita nei mercati di Traiano per volontà dell'ONC, dell'Opera Nazionale Combattenti, che aveva finanziato insieme allo Stato proprio la fondazione delle città nuove del Lazio. E il concorso diede vita ad uno straordinario acceso dibattito tra quello che era lo stile architettonico razionalista, quindi tipico della regina, e lo stile tradizionalista, quello che invece si rifaceva più alla classicità e al rinascimento in primis fiorentino. Comunque entrambe le due tendenze avevano la comune ambizione a sviluppare quell'idea di architetto integrale, artefice del volto urbano che poi caratterizzò proprio tutti gli anni 30 del secolo scorso. Il concorso alla fine fu vinto dalla corrente tradizionalista guidata da Concezio Petrucci, e con lui erano Luciano Mario Dufaroli, Emanuele Filiberto Paolini e Riccardo Silenzi. Fondamentalmente il piano regolatore di Aprilia si basava sulla presenza centrale di quattro grandi
palazzi di fabbrica, diciamo quattro grandi palazzi principali, che ovviamente erano l'ufficio postale, il comune, la chiesa e la casa del fascio, a cui poi si aggiunsero anche la locanda e il cinema Littorio. E attorno a questi sei corpi grandi di fabbrica poi si sviluppava tutto il resto della città, girando intorno alla piazza principale. E questo progetto fu poi esempio per numerose altre città di fondazione fascista: Pomezia, dell'anno successivo, Segezia e anche Fertilia, quest'ultima in Sardegna. Sì, anche quando sono arrivata a Carbonia sono rimasta sconvolta. È proprio identica, come architettura, quello stile. Sì. E quindi mi gioco proprio. E anche il maxi affresco di Sironi appena si arriva. È pazzesco. Forse che sono rimasta ancora più. Siamo tornati a Roma. Quali erano dunque le caratteristiche del progetto aprigliano? In primis, l'ideazione classicheggiante dei volumi, dei prospetti, degli investimenti varietari che erano tipici del 400 fiorentino. Ed in secondo luogo, lo sfasamento temporale offerto dai miti urbani del futurismo e della metafisica. Guardate questa prima immagine e ditemi se non vi sembra una delle tante idee di De Chirico. No? Vedete l'arco che inquadra la visione prospettica del centro della città in cui spicca questa statua simulacro, vedo ovviamente una chiesa, ma la sensazione anche di malinconia, di spaesamento, di atemporalità che domina poi la composizione. Quindi quali sono gli elementi tipo della classicità? L'arco tipo, il portico tipo, la statua simulacro al centro, i punti di fuga sfasati, la grandezza spoglia della piazza. E un altro elemento caratteristico del progetto ovviamente è il rivestimento parietale, queste texture rossastre che fungono da legante, da medium, tra i vari fabbricati pubblici principali che campeggiano nella piazza e che fungono da chiave coloristica a cui si aggiungono, per chiudere l'intero quadro urbano, la torre civica e la torre campanaria. Purtroppo diciamo che la vita di Aprile è stata piuttosto breve, perché a distanza di soli 7 anni dalla costruzione è stata totalmente bombardata a causa del secondo conflitto mondiale. Ricordiamo che il 22 gennaio, lo sbarco, il 22 gennaio è la data dello sbarco di Anzio e tutti i combattimenti per la liberazione di Roma, quindi tra il popolo tedesco e gli alleati, si svolsero proprio sul territorio di Aprilia e Cisterna. Aprilia è stata totalmente devastata e l'unico elemento che è rimasto in piedi durante il conflitto è la statua del San Michele Arcangelo di Venanzo Crocetti, che seppur sporacchiato, seppur bombardato, seppur ferito dalle schegge delle mitragliatrici, assurge a simbolo della città, divenendone anche l'emblema, e come vedremo sarà anche restaurato pur mantenendo quella che è la memoria bellica insita nel simbolo di Aprilia. Purtroppo però, per quel che riguarda il progetto iniziale, una volta concluso il conflitto, questo non venne rispettato. Non a caso la chiesa sì è stata rifatta esattamente come da progetto, mentre invece il comune è stato totalmente modificato. Tutti gli altri edifici sono venuti meno e non sono stati ricostruiti. Ma per poi focalizzarci su quello che è il nostro diciamo, principale argomento di studio, se vogliamo, le due importanti statue all'interno, monumenti più che statue all'interno della città, vorrei quindi soffermarmi su quello più antico dal punto di vista appunto temporale e cronologico, il San Michele Arcangelo realizzato da Venanzo Crocetti. Chi è Venanzo Crocetti? Ci tengo a sottolineare che è teramano come me.
uno dei, diciamo, degli artisti con cui appunto mi sono specializzata durante il concorso per le proprie del Vaticano, e è un artista che nonostante sia contemporaneo rispetto alla corrente in cui visse, mantenne un filo sempre classico, però non scevro da diciamo dai richiami della modernità. Dal punto di vista formale però è assolutamente lineare e plastico, e il richiamo comunque all'antico, in primis al Rinascimento fiorentino, è subito lampante. Crocetti nasce nel 1913 a Giulianova, in provincia di Teramo, e dopo una prima situazione familiare veramente disastrosa, perché giovanissimo rimase orfano, venne affidato alle cure di uno zio Arriganati e le condizioni economiche erano davvero precarie. Giovanissimo si trasferisce a Roma, dove inizia a lavorare in un laboratorio di restauro, e subito si appianano quelle che sono le sue difficoltà economiche. Si appassiona allo studio dell'animalistica e si reca spessissimo allo zoo di Villa Borghese a raffigurare gli animali dal vivo, e anche a quello che è il tema sacro. Crocetti era molto religioso ed è sempre stato. E diciamo, il suo percorso spirituale lo ha guidato anche dal punto di vista artistico per tutta la sua carriera. In brevissimo tempo partecipa alle più importanti manifestazioni nazionali, e mi riferisco a Quadriennale Biennali. Pensate che partecipa dal 1934 a seguire a ben 5 biennali, nel 1936, nel 1938, nel 1940, nel 1942 e nel 1952, vincendo il Gran Premio di Scultura nel 1938. Ottiene inoltre la cattedra di scultura della Cattedra di Belle Arti di Venezia, poi di Firenze, poi di Roma. Nel 1947 partecipa al concorso internazionale per la realizzazione di una delle porte in San Pietro, in Vaticano, e dopo 20 anni, anzi quasi 30 anni di concorso, riesce a vincere diciamo, di una delle porte, la porta dei Sette Sacramenti, che sarà solennemente inaugurata in Vaticano da Papa Paolo VI nel 1965. Diciamo che tra il San Michele Arcangelo e la porta santa, la porta, diciamo, dei Sette Sacramenti, Crocetti realizza gli arredi scultori e plastici di gran parte delle chiese romane, laziali, ma anche in tutta Italia, oltre che in Sud America. Ovviamente ha anche realizzato gli arredi scultori per Pomezia, come avevo accennato prima. E la consacrazione poi a livello internazionale diventa sé ovviamente dopo il concorso Vaticano, per cui partecipa a numerosissime mostre personali in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Russia e in Giappone, e proprio in Giappone sarà un personaggio molto molto noto, perché si recò ben 5 volte nel giro di 30 anni attraverso 5 mostre personali alle sede dei principali musei di arte contemporanea, da Tokyo ad Hakone, Sendai, fino ad ottenere una sala personale all'interno dell'Ermitage di San Pietroburgo, dove sono conservate ben 12 sculture. Ora, non voglio parlare di Crocetti e di tutto il suo operato artistico, però questo era soltanto per sottolinearvi come purtroppo, nonostante sia un artista grandioso e conosciuto moltissimo a livello internazionale, sul nostro territorio non è proprio così noto come i grandi del Novecento, che finisco ad Arturo Martini, a Giacomo Manzua, a Marino Marini. Ma non secondo me, secondo moltissimi studiosi. Per un altro giorno ero ad un convegno all'interno della Fondazione Museo sulla Via Cassia di Crocetti, c'era Paolucci, il direttore dei Musei Vaticani, insomma, ancora si chiedeva il motivo per cui a distanza di anni Crocetti non è ancora, insomma, così famoso sul territorio nazionale. Io vorrei con questo piccolo contributo farlo conoscere un po' meglio. Per quanto riguarda la scultura di San Michele Arcangelo, sappiamo che, diciamo, innanzitutto viene commissionata dall'Opera Nazionale Combattenti in data 21 maggio del 1937, grazie anche al supporto dell'architetto nonché suo amico l'estimatore Petrucci. Viene chiamato quindi a realizzare la statua dell'Arcangelo, l'angelo guerriero per eccellenza, che fu scelto come protettore del centro di fondazione a onorare la memoria bellica dei reduci dell'OMC. Perché? Chi è che era stato chiamato ad abitare a Trigno, la città nuova? In primis tutte quelle che erano le famiglie che avevano come capofamiglia un ex combattente della prima guerra mondiale dell'OMC, ma anche tutte quelle famiglie
dal nord Italia, in primis Friuli, Veneto, Emilia Romagna, ma anche le stesse altre Marche, esatto, tutte quelle zone italiane che erano molto all'avanguardia dal punto di vista agricolo, ma che in quel momento lì stavano vivendo comunque una crisi economica. Quindi venne chiamato a realizzare sulla piazza questo arcangelo all'angolo proprio del grande accesso della chiesa. L'opera sarebbe dovuta essere fusa in bronzo, alta 3,20 m, e doveva essere presa attraverso un bozzetto in terracotta per l'approvazione. Una volta realizzata, sarebbe dovuta essere consegnata entro il 30 di settembre di quello stesso anno all'ispettorato per l'Agropontino. Il corrispettivo complessivo della scultura era fissato in lire 32.000 lire, pensate, 25.000 lire di spese, oltre 7.000 lire di compenso per l'artista, con una penale di 100 lire per ogni giorno di ritardo sulla data stabilita. Il 21 settembre Lucetti scriveva al presidente dell'ONC che la fusione a cera persa della statua era avvenuta con successo presso la fonderia Micci di Roma. Allora, tutte queste informazioni le sappiamo ovviamente attraverso i dati di archivio che sono stati gentilmente concessi dalla fondazione appunto Lucetti sulla via Cassia, da un testo importantissimo per Aprilia che è Aprilia, città della terra, edito dalla Gaggemi nel 2005, a cura di Giovanni Fabi e Carlo Fabrizio Carli, e da un'intervista realizzata il 12 dicembre del 99 da Daniela De Angelis all'ormai 86enne, perché è nato nel 1913, Venanzo Crocetti. E diciamo questa, io ho estrapolato una piccola parte che può comunque servirci per capire quelle che erano, diciamo, che erano state le vicende di costruzione della stessa scultura. Fondamentalmente Crocetti ci dice che l'incarico gli arrivò direttamente per commissione dell'ONC, ma che per lui fondamentale fu la mediazione di Concesto Petrucci, quindi l'architetto ingegnere che era stato il vincitore del concorso per quel che riguarda proprio la planimetria della città, e che fu fondamentale poi anche per le altre commissioni per quel che riguarda le altre città di fondazione fascista. Poi la De Angelis chiede a Crocetti se comunque era libero di realizzare la sua scultura, o meglio, quali erano stati i limiti, e Crocetti ci dice che di fatto il suo unico limite era: uno, il tempo, era brevissimo il tempo concesso; due, il soggetto. Ovviamente l'arcangelo Michele, che è il santo guerriero per eccellenza, è perfetto per un tipo di città che comunque sia viene costruita in un periodo bellico, con la forza delle armi e con la forza di un potere comunque, se vogliamo, dittatoriale quasi. Ma sappiamo anche che Crocetti era particolarmente devoto a San Michele Arcangelo, perché in primis era un abruzzese, quindi questo qui è un santo che viene proprio onorato in terra abruzzese, e poi perché addirittura si narra fosse devoto al santo perché, realizzandolo, cadde dalla scala e per salvarsi si appese alle ali, evitando ovviamente delle conseguenze anche pericolose per la sua salute. Comunque, la De Angelis infine gli chiede se è tornato a visitare i suoi lavori. Lui afferma di sì, è tornato appositamente da Aprilia proprio per restaurare negli anni 90 la scultura, e che a distanza di tempo, per quanto lui non sia mai soddisfatto al 100% dei suori lavori, a distanza di tempo il San Michele è sembrato piuttosto completo, quasi quanto la porta dei Sette Sacramenti in Vaticano. Ovviamente i modelli di riferimento erano i modelli classici del 400 fiorentino, il Donatello, il Liberto e il Pollaiolo, e infatti questi modelli, questo richiamo all'antico, lo possiamo vedere sin da quelle che sono state le sue prime prove giovanili, quindi realizzate prima ancora del San Michele Arcangelo di Aprilia, opere in cui dà prova di avvicinarsi alla tematica dell'animalistica e anche al tema sociale. Guardate ad esempio questo bel bassorilievo, è raffigurato Scene di vita del 32, che oggi è conservato all'interno
del Museo Fondazione Crocetti, in cui raffigura proprio vari mestieri, se vogliamo, abbastanza umili nella quotidianità. Io qui riconosco anche il fornaio in alto, c'è la tessitura, quindi nella forma della destra ci dovrebbe essere il lavoro nei campi, e anche la raffigurazione di singoli individui appartenenti comunque a stati sociali piuttosto bassi, la portinaia, il pescatore. Ma ovviamente il richiamo più forte è quello all'antico, come lui stesso ha affermato, il richiamo alla classicità del Rinascimento. In primis hanno affiancato il San Michele Arcangelo di Crocetti al San Michele Arcangelo realizzato da Piero della Francesca e facente parte dal Colittico di Sant'Agostino del 1454-69, oggi conservato all'interno della National Gallery di Londra. Il santo guerriero di Crocetti è raffigurato in uno dei suoi atteggiamenti caratteristici che il culto gli attribuisce, ovvero vittorioso sul drago che rappresenta il male. Il volto del giovane San Michele ha lo sguardo serio, imperturbabile e calmo, ha lo sguardo di chi ha compiuto un'importante missione, il corpo è forte, è robusto ed esprime il vigore e la potenza fisica del soldato romano ed è ancora più sottolineata dall'armatura muscolata di tipica foggia bronza e di derivazione greca. Inoltre, in bella vista è la fune che avvolge la testa del drago nella mano sinistra, che giace morto ai suoi piedi, e la mano destra dell'arcangelo che impugna la spada che porta impresso il nome dello scultore e l'anno di fusione. Venanzio Crocetti fece 1936. In questa foto si vede poco la spada perché ovviamente è una fotografia frontale, per cui insomma, se fosse stata un attimino spostata si sarebbe vista esattamente come quella del San Michele Arcangelo di Piero della Francesca. Ciò che mette la centralità di questa statua ovviamente è anche e soprattutto il basamento realizzato con l'Arlecchino, stato del Cario di Tivoli, in cui nella parte posteriore, proprio sotto i piedi del santo, sono raffigurate delle scene agrestri. Mi riferisco in particolar modo alla natura dei campi, alla semina, alla mietitura e alla raccolta della frutta. È fondamentale sicuramente lo studio di rappresentazione di un insieme simbolico e sacrale che aiuta a conoscere anche il motivo di fondazione della stessa città. E da sempre l'umanità ha vissuto secondo i ritmi naturali e attinge dalla terra, dispensatrice di frutti, quanto necessita per nutrirsi, attraverso un antico rapporto di lavoro e di impegno. Ovviamente le immagini raffigurate alla base della statua del santo irradiano le idee portanti con le quali si voleva ancorare la nuova città dal volto tipicamente agreste. Come vi ho già accennato prima, ovviamente i bombardamenti distrussero a Pellicano, la sera al suolo, e il San Michele Arcangelo di Crocetti venne bombardato, ma rimase in piedi. Per vari anni ha mantenuto quella che è la sua fisionomia, quindi riesco dal livello secondo dopoguerra fino agli anni 80-90. Fin quando l'artista, appunto, non accettando l'idea di una statua ferita, nel 1989 si rivolse all'amministrazione comunale di Aprilia, tentando di convincerla appunto a far restaurare la statua. Di fatto ci riuscì a distanza di 2 anni, nel 91, anche se non ottenne un restauro totale, come era nelle sue intenzioni, quindi un restauro anche estetico, per chiudere quelle che erano appunto le tende dei bombardamenti, ma soltanto un restauro di tipo conservativo. Di fatto la gamba sinistra era gravemente danneggiata e siamo proprio dal punto di vista statico. L'amministrazione comunale decise di lasciare la fisionomia del santo così com'era, perché ormai era entrata totalmente in quella che era l'ideologia della città e anche nella stessa memoria comune dei cittadini. Quindi proprio l'arcangelo come simbolo di Aprilia, della sua fondazione, della sua distruzione, ma anche della sua rinascita, della sua ricostruzione, è l'unico elemento originario rimasto tale dal 1936. Diciamo che attraverso il testo di cui vi ho parlato prima, Aprilia città della terra, Gangemi 2005, sappiamo che moltissime altre furono le opere commissionate da artisti di arte contemporanea per l'avvenimento decorativo
decorativo e scultoreo plastico in primis dei principali palazzi di rappresentanza della città, la chiesa, il comune, la torre civile e quant'altro. Sappiamo che Francesco Goccia realizzò le allegorie della nascita della città, una pittura per l'area di 40 metri quadri, per il cinematografo. Alessandro Monteleone invece realizzò la Via Crucis con le 14 formelle di terracotta per la chiesa. Federico Papi, La vita dei campi in aprile, che consisteva fondamentalmente in 5 rilievi in travertino per l'arengario della torre civica. In questo caso l'accento è il primo posto sul lavoro duro e impegnativo dei campi, sintetizzando così la realtà territoriale del nuovo nucleo fondativo. E La vita dei campi in aprile, come dicevo prima, il nome della, di aprile, la, insomma, ciò da cui deriva fondamentalmente, già nel titolo era un omaggio alla città e raccontava dunque la condizione dell'uomo legato alle fatiche della terra con fierezza. Ed infine Enrico Brampolini, insieme a un gruppo di artisti che appartenevano al secondo futurismo, tra questi Cesare Andreoni, Alfredo Gauro Ambrosi, Gerardo Dottori, Renato Di Bosso e Nino Di Rosso, fu chiamato a realizzare l'arredo plastico scultoreo per la sala di rappresentanza del Palazzo Podestarile. Passano gli anni, passano un sacco di anni, e Aprilia cresce demograficamente ed economicamente, e la città di produzione agricola di mercato, di consumo, scusate, la produzione diventa di mercato e in breve riesce anche ad accogliere numerosi opifici nazionali e internazionali, oltre che le prime multinazionali, mi riferisco in primis alla Simmental. Diciamo, si sviluppa quindi anche per quel che riguarda la periferia. Giungiamo dunque agli anni 90 e nel 97, in occasione del 60° anniversario della sua fondazione, quindi il 29 ottobre del 37, 29 ottobre del 97, il sindaco di allora, Gianni Cosmi, decide di onorare la breve ma vittoriosa e intensa vicenda storica di questa città, acquistando una scultura monumento del grande artista ciociaro Umberto Mastroianni. Penso che molti di voi, quasi tutti conoscete insomma Umberto Mastroianni, che sì, era lo zio di Marcello, perché è la prima domanda che in genere mi fanno quando vengono al Museo Mastroianni a San Salvatore di Lauro. È una parente? Sì, era lo zio. È uno scultore che ha segnato l'arte informale del XX secolo attraverso le sue sculture. Devo prendere un goccio d'acqua perché... Ecco, no, un goccio d'acqua, un attimino. Se volete fare 10 minuti di pausa ci prendiamo un attimino, come pretendete voi? No? Allora, un attimino più va. Mettere 10 minuti di pausa, meglio, no? Sì, sì, ci stanno. Allora, dicevo, Mastroianni, artista ciociaro, nasce a Fontanarieri nel 1910, è giovanissimo, all'età di 14 anni, nel 24 si trasferisce a Roma, dove segue i corsi di disegno nell'Accademia di San Marcello e contemporaneamente inizia a lavorare a bottega presso lo studio dello zio Domenico, anche di scultore. Due anni dopo, nel 26 a 16 anni, si trasferisce a Torino, dove lavora presso l'orafo Guerrisi e si specializza nella realizzazione di sculture di piccole dimensioni e nella lavorazione di alcuni metalli, in primis ovviamente oro e bronzo, un materiale che non lo abbandonerà mai nel corso della vita. Già da subito, nonostante fosse appunto giovanissimo, partecipa a quelle che erano le principali esposizioni nazionali dell'epoca, come per progetti quadriennali e biennali. All'epoca il suo
verbo era ancora figurativo, era ancora un po' acerbo, ovviamente veniva dall'accademia. Di fatto però, nonostante inizi a prendere piede e ad essere conosciuto sul territorio nazionale, è costretto, a causa dello scoppio del secondo conflitto mondiale, a lasciare quelli che erano gli strumenti del mestiere e ad impugnare le armi. Mastroianni fu un partigiano e sviluppò nel corso del tempo quella famosa tematica della resistenza che poi di fatto lo ha reso famoso a livello mondiale ed internazionale, perché una volta concluso il secondo conflitto mondiale muta totalmente, radicalmente il proprio fare scultore, quindi da figurativo diventa assolutamente, completamente astratto. E, diciamo, questa sua vicenda nella seconda guerra mondiale sarà veramente toccante per lui e lo portò poi a realizzare di fatto il maggior numero di monumenti per i caduti di tutte le guerre e monumenti dedicati ai partigiani. Ricordo il monumento a Torino del 45, a Cuneo nel 64, a Frosinone nel 77, a Urbino nell'80, Cassino nell'87, Poggi Bonzi nel 90. E anche egli ha insegnato all'Accademia di Belle Arti di Bologna, poi di Napoli, infine di Roma, e si è affermato a livello internazionale in numerosi paesi all'estero, anche lì però in primis in Giappone, dove pensate nell'85 ha vinto il quarto premio Henry Moore all'interno del Museo di Arte Moderna di Tokyo, e due anni dopo, nell'87, sempre a Tokyo, riceve il premio imperiale, che è una sorta di Nobel per l'arte nei paesi del Sol Levante. Addirittura arriverà ad avere una sala personale, sempre a Tokyo, contenente il Museo di Arte Contemporanea, contenente una dozzina di enormi bronzi, tra i quali in assoluto spicca Hiroshima, una scultura del 1960 ancora una volta dedicata alla Seconda Guerra Mondiale. Tornando in Italia riceve anche il premio Michelangelo del 93 e riceve la cittadinanza onoraria nelle città di Arpino, Chiaravalle e Torino, spegnendosi poi nella sua casa di Marino all'età di 88 anni, pochi mesi dopo aver consegnato la sua scultura proprio ad Aprilia. Sappiamo che per espressa volontà del maestro la scultura, che era già stata realizzata a partire dal 65 ma rimaneggiata più volte dallo scultore nel corso dei decenni, fu collocata al centro della fontana di Piazza Roma, cioè al centro dell'acqua, di uno degli elementi tipici della vita, fondamentali per la vita. Questa per Aprilia, diciamo, ha tanti significati. Il legame con l'acqua affonda le sue radici più lontane nella città, perché nonostante non sia una città di mare, non è bagnata dal mare e non sia neanche lambita da un fiume, di fatto l'acqua ha creato un'enorme ricchezza per Aprilia. Aprilia si trova sopra un'enorme bolla d'acqua che è stata fondamentale per la stessa irrigazione dei campi, per l'approvvigionamento idrico, e quindi rappresenta sicuramente un elemento di ricchezza per questo territorio fin dai tempi fiorentini. E ha segnato lo sviluppo urbano e lo straordinario movimento di persone a cui ha dato vita. Oggi come oggi Aprilia è nota non soltanto appunto per quello che riguarda la produzione industriale, ma anche perché rispetto alle altre città di fondazione fascista comunque è molto attiva dal punto di vista artistico. Diverse sono state le iniziative di carattere storico, artistico, di ricerca e di sviluppo che hanno trovato piede proprio in questa città, e fare arte urbana, dare spazio agli artisti è diventato proprio un bisogno primario. E ovviamente l'opera di Mastroianni premia questo comune sentire che appartiene a tutti i cittadini di Aprilia ed è diventata essa stessa, insieme alla scultura di Crocetti, un simbolo. Questo testo è un estratto dal catalogo monografico pubblicato in occasione della mostra dedicata a Mastroianni all'interno della biblioteca di Aprilia, nella sala Manzù, una mostra inaugurata proprio il 29 ottobre del 97, conclusosi l'11 gennaio del 98, in contemporanea qui
quindi alla presentazione della nuova scultura nella fontana di Piazza Roma. Sappiamo che vennero esposti una decina di bronzi degli ultimi 10 anni di produzione dell'artista, alcuni oli e alcune telegrafiate, una quindicina di telegrafiate. Quindi questa volta fu possibile una gentile concessione dell'artista e fu a capo e fu, diciamo, curata in primis da Cinzia Straforte, appunto da cui è stato questo piccolo testo, e Leo Stronzieri, con un'introduzione storica di Giorgio Nardinocchi, il giornalista del Messaggero di Latina, che è stato fondamentale per la diffusione sulla stampa locale dell'epoca dell'evento, quindi a livello mediatico è stato molto molto importante. So che Giorgio Nardinocchi per l'anno scorso ha tenuto, o quest'anno l'aprile ha tenuto, quest'anno l'aprile ha tenuto il primo corso di formazione formale alla città, proprio qui nel liceo Meucci, sulla città di Aprilia. E il suo intervento era proprio sulla scultura di Mastroianni, giusto? Sì, ci ha detto anche che Mastroianni, per esempio, avrebbe immaginato con la collocazione della statua a pelo d'acqua, e invece il sindaco, insomma, e altri esponenti dell'amministrazione, come preoccupati, i medievali dovevano fare, come dire, uno sviluppo verticale, come dire, per rendere visibile. Poi in realtà ci siamo accorti che pochi, forse parecchi docenti la conoscono, ma in realtà la scultura che rimane lì spesso si cammina, non si guarda, comunque in generale quello che c'è intorno, ma in particolar modo nel caso di quel complesso di elementi che rimane così, rimangono, come dire, forse agli occhi. E in quell'occasione si è davvero pure, me lo ricordo, sì? Così. Perché il giorno dell'inaugurazione non era tanto felice, perché effettivamente magari la collocazione doveva essere in modo diverso, sì, quindi era stato un po' sì, pure. Ci ha raccontato pure che sì, è stato un po' subito con l'inaugurazione, se non ricordo male, l'investimento fu consistente, perché eravamo sì. a 700.000 euro, almeno. No, c'erano 700.000 novembre, scusate, però comunque, guardando con le possibilità attuali, non credo l'amministrazione farebbe investimenti di quella portata, e ancora all'epoca fu una scelta importante. Solo centri commerciali, meno male che c'è stato, insomma, questo sindaco che dice di spendere un po' di denaro pubblico per un'opera d'arte. Ci sono due capannoni perché ne mancano. Ecco, potevano servire per altre opere, no? Per altre opere, diciamo, perché effettivamente non è stata apprezzata né come l'aveva presentato il maestro né come volevano gli amministratori. Ora vi faccio leggere due piccoli documenti dell'epoca, uno scambio. Piazza La Briglia, diciamo, è un oggetto di discussione, non solo la scultura di Mastroianni, quindi diciamo che La Briglia è un luogo, non un luogo sapendo, è un luogo, diciamo così, di conflitti storici e malinconici. C'è una discussione tuttora sulle scelte, diciamo così, del partimento, magari pure visualmente di quello che poteva essere la storia, cioè fascismo, non fascismo, però fa parte della storia. Sì. Quindi è stata, diciamo, ecodistrutta la casa del fascio, è rimasta solo la casa del carabiniere, poi tutte le arcate che dovevano rappresentare la piazza, che è tipica quella di Pomezia, sì. No, perché la struttura doveva era quella. Invece adesso che ci ritroviamo magari una piazza che è un'altra opera d'arte che veramente nascosta, e non tutti gli abitanti sanno dell'esistenza, è quella famosa fontana che c'è all'interno del mercato coperto, che ci lavano tipo l'apertura, sì. All'interno proprio del mercato coperto c'è questa fontana che fa parte proprio del primo progetto. Progetto, e quindi è una, diciamo, delle opere antiche di Aprilia ed è nascosta, nessuno la conosce, e perché viene circondata, diciamo, dai banchi del mercato,
Non si vede, non si conosce. Quel che si voleva sottolineare nel testo di cui vi ho parlato è il fatto che la stessa cittadinanza d'Aprilia purtroppo non è consapevole dell'enorme importanza del progetto fondativo di questa città, che come vedete sono poi di esempio per altre città, tanto fu vincente, tanto fu razionale, tanto fu completo fondamentalmente. Purtroppo se la guerra non avesse distrutto tutto, magari oggi noi avremmo ancora una piazza totalmente autentica e quindi potremmo apprezzarla sotto ogni aspetto al 100%. Ma quel che io mi auguro è che, diciamo, non venga totalmente perduta questa fisionomia, per quanto alterata, iniziale della piazza. Il binomio tra le due sculture, ovviamente non è un binomio dal punto di vista estetico, cioè pur essendo due artisti totalmente contemporanei, sono due artisti antitetici dal punto di vista formale, ma diciamo, l'intenzione è quella di dare una continuità non all'estetica ma alla memoria, cioè a questo servono queste due statue, la memoria di una fondazione e la memoria di una rinascita, di una ricostruzione. Tutto qui, è un significato simbolico. Sì, ma sono due sculture completamente diverse. Esatto. Una si staglia verso l'infinito, l'altra invece costringe a guardare verso l'interiore, quindi è quello che non hanno capito e che non hanno dato proprio senso di spettacolo a quell'immagine. E lì sta lì persa nel nulla e non c'è nessun significato. Manca proprio. Si sono persi di quinta scena. Esatto. Manca proprio la teatralità dell'opera. Diciamo pure che sta in una piazza orribile, però. Esatto, la teatralità dell'opera manca, manca quella. Forse manca un po' di continuità proprio a livello urbano. Se i successori, se Cosimo, i suoi successori comunque avessero continuato questo discorso, no? Di avvenimento urbano, di decoro urbano attraverso un trade union tra le due sculture, adesso magari si sarebbe ripreso proprio anche l'intera circolarità della piazza, della sua funzione decorativa ma anche della sua funzione civica. Io adesso non sono di Aprilia, non so gli aprigliani se si uniscono in piazza come accade in genere, no? In tutte le città. Diciamo, quello è il ruolo di una piazza fondamentalmente, no? Fin dall'antichità, pensate all'agora greca, al foro romano, è sempre stato un luogo di aggregazione, un punto di incontro anche tra all'epoca, no? Governanti e popolo, in questo caso ovviamente tra tutti gli abitanti di Aprilia, di una città. Io tornerei un attimo per concludere, per non dilungarmi troppo oltre, anche perché ormai abbiamo finito sul discorso, diciamo, Mastroianni, e concludere quindi questo intervento. Vi ho qui portato alcuni documenti che ho trovato all'interno del fondo Mastroianni conservato nella quadriennale, nell'archivio della quadriennale di Roma, e altri invece tratti dall'archivio di Alizio De Piceni. E in particolar modo questo a sinistra è il catalogo di cui vi parlavo, il catalogo monografico della mostra allestita all'interno della biblioteca, dove c'è un augurio scritto a penna con tanto di data di Mastroianni, in cui appunto l'artista si augura il meglio per la città e quindi augura che questa scultura possa servire proprio agli stessi cittadini oltre che alla città stessa, non soltanto come decoro urbano ma proprio come simbolo e come sprint per un futuro dal punto di vista artistico e culturale ancora più dinamico. E poi questo diciamo bigliettino di invito in cui veniva espresso tutto, diciamo, in cui venivano riportati tutti quelli che erano gli appuntamenti per la giornata del 29 ottobre del 97, quindi una giornata densa di appuntamenti in occasione dei festeggiamenti per il 60° anniversario della fondazione di Aprilia. E poi questi sono due documenti di cui vi parlavo, dello scambio epistolare tra Mastroianni e il sindaco Cosmi. Qui c'è una minuta di Mastroianni in cui l'artista si scusa con il sindaco per non poter essere presente a causa
di problemi, insomma, di salute. Quindi la signora diceva che c'era questo malcontento. Lui di fatto nella minuta dice che non potrò essere presente perché sto poco bene. Prima per sapere dove è quello, diciamo, per il sopralluogo. Poi di fatto, perché all'ultimo minuto c'era anche il pericolo che non vendeva più, non dava più quest'opera, perché insomma inizialmente c'era stato questo conflitto, magari, quindi per me il progetto doveva essere così, adesso è cambiato il progetto, non sono più tanto convinto, abbiamo parlato, è stato, diciamo, ecco, dispute di tanti, diciamo, ecco, malcontenti, anche dall'altro, diciamo, di fatto non si è prendato, lui si scusa ma dice purtroppo i problemi di non mi permettono di essere presente, alla fine è stato abbastanza carino, no? Dall'altra parte, a distanza di circa 12 giorni dall'inaugurazione, il sindaco Cosmi scrive una bella lettera manoscritta a fronte letra a Mastroianni, in cui lo ringrazia per la scultura, dice che è stata accolta dai cittadini a Briglia con enorme entusiasmo e che è già diventata un simbolo per la città, perché gli stessi ragazzi ci si riuniscono magari il tardo pomeriggio, quindi è già diventato un luogo di ritrovo, è già un simbolo della città. E diciamo che comunque il rilievo sulla stampa dell'epoca è stato, diciamo, abbastanza cospicuo, questo grazie all'intervento di alcuni giornalisti, in primis sempre Giorgio Dardinocchi, del quale ho trovato 5 articoli sempre all'interno del fascicolo Mastroianni di Archivia Quadriennale, articoli per il Messaggero, nei quali fondamentalmente sottolineava come Mastroianni fosse contento che la sua scultura fosse ospitata all'interno di Aprilia, della piazza d'Aprilia, è uno spazio speciale che è bello di essere riempito, e continua confidando al sindaco Cosmi di essere lusingato che Aprilia possa pregiarsi di una sua opera. Dardinocchi infine sottolinea come la scultura di Mastroianni si vuole dare un valore di simbolo della diversità della città e dell'incontro tra le tante culture regionali che si compongono il patrimonio civile di Aprilia. Lorella Iaci, in un articolo pubblicato per Il Tempo, scrive: il senso che acquisisce la sua opera, la sua scelta e la scelta della collocazione al centro si riferiscono alla capacità di rappresentare in questa forma artistica la breve e veloce evoluzione di Aprilia con le sue grandi aspirazioni verso il futuro. Ed infine Gianfranco Compagno ha redatto un lungo quanto dettagliato articolo per Il Pontino, in cui non manca di ricordare le parole di Mastroianni in merito alla sua scultura e alla sua collocazione nella fontana della piazza d'Aprilia. L'opera a contatto con l'acqua diverrà grandiosa, meravigliosa, si muoverà, vibrerà. E continua poi il Compagno: l'opera di Mastroianni guarderà a distanza il San Michele di Venanzo Crocetti installato sul sagrato della chiesa. Giusto 60 anni sarà un colloquio ideale tra l'antico e il moderno. Ed oggi aggiungerei io, a distanza di quasi 20 anni poi del resto da quell'evento, Aprilia, città antica e città nuova, ha saputo comunque evolversi, rinnovarsi, guardare avanti, crescere, grazie alla memoria del passato e grazie al contributo di studiosi, di professori, storici dell'arte, archeologi e di associazioni come quella di Italia Antica, che comunque hanno fatto sì che che questa città non... Volevo ringraziarti, vabbè, perché anche se è la fome di andare avanti per secoli, perché insomma qualche excursus dal Medioevo, io volevo aggiornare i nostri colleghi, diciamo così, in questa avventura, che lei parlava del Medioevo, ma ad Aprilia abbiamo una via medievale nel sito di San Piero in Formis a Campoverde, con Pluteri Longobardi, i cosiddetti Longobardi, riferibili al nono, ma stiamo valutando un rialzamento della nazione, adesso parlo da archeologa, anche all'ottavo, che presenta addirittura continuità con una struttura di una villa latifondistica d'epoca romana. Lì ci sono delle basi spille con dei criptoportici che servivano il magazzinamento dei vivi, quindi tutta questa idea della stagionalità che viene fuori in iconografia medievale non è estranea alla storia del nostro territorio. L'idea, l'intento nostro, anche nella difficoltà di seguire le elezioni che hanno, come dire, una corposità
come anche difficile da digerire, e nel pomeriggio ancora di più nelle due ore previste, però osservo un andare, anche se è un quadro che poi va ripreso, perché voi sapete bene con gli alunni pure, cioè si deve stratificare, bisogna riprendere, noi adesso lasceremo la documentazione della dottoressa Mascitti e il video. In ogni caso serve a dare un'idea, una sostanza e un'identità di quello che c'era. Poi naturalmente questa operazione va ripresa e ricucita puntualmente con gli studenti, con delle attività come noi spesso ci impegniamo a fare, anche se naturalmente questo non ce n'è riconosciuto completamente. Però va detto che è importante, per esempio il San Michele, anche un altro aspetto che colpiva nella tua ricostruzione è che il San Michele in realtà è stato imposto all'Opera Nazionale dei Combattenti, ma che però questa iconografia dei santi guerrieri non è strana anche questa al territorio, ce l'abbiamo. A parte i ritrovamenti, diciamo così, di tipo devozionale, però ce l'abbiamo in particolar modo in una struttura ipogeica ad Ardea, cioè un cosiddetto oratorio cristiano ipogeo, proprio perché ci andavano a pregare i monaci nell'Alto Medioevo, hanno trovato le raffigurazioni di alcuni santi guerrieri, tra cui un possibile San Giorgio. Quindi c'è una tradizione, diciamo così, una vocazione che è locale del territorio, ma che però viene ripresa un po' per imposizione, la stessa fondazione è l'imposizione, la distruzione è stata un'altra grande pagina, cioè paradossalmente questo è un paese che ci fa sperare, abbiamo detto anche l'anno scorso, perché un paese, una città, ormai una città, e ci fa sperare perché ci ha avuto grandi cambiamenti stravolgenti, sia perché è stata imposta la fondazione, ma sia perché è stata imposta con la distruzione una riedificazione totale e anche una ripresa naturalmente, sempre con un lavorio continuo. E quindi nella difficoltà però ha mantenuto nei secoli una grandissima continuità. Noi stiamo dando degli input, immaginate che quest'anno abbiamo, l'anno scorso abbiamo fatto 16 incontri per spiegare un pochettino, addirittura è venuto fuori che c'è documentazione del Rinascimento che riguarda la battaglia di Campomorto, per esempio, che non è quella della Cappella Sistina, ma che è altra documentazione ancora più importante in contesti, diciamo così, basilicali della Puglia. E quindi vi dico, in 16 incontri sono venuti fuori tanti tipi di aspetti interessanti che vanno ripresi e sarebbero da raccogliere anche per diffonderlo tra noi docenti, perché insomma io stessa ho seguito, poi devo riandarmi a rivisitare di volta in volta tutta la documentazione. Serve appunto a dare, come dire, un insieme di elementi, e questi elementi poi naturalmente si possono come dire, condizionare ad opera di quello che noi mettiamo nella programmazione. Quindi adesso Brigida Mascitti ha fatto un grande lavoro di sintesi, d'altra parte ma noi dobbiamo vagliare quello che può essere utile all'interno delle programmazioni specifiche. L'applicazione didattica, come vi dicevo e vi invito a rifletterci adesso, può essere poi legata a, per esempio io sto facendo con il lavoro di dipartimento, ascoltando Scozzarella, direttore del museo Gambellotti, parlare anche delle raffigurazioni di Gambellotti, dell'artista, che può essere legata, sia legato naturalmente a doppio filo con il fascismo, però che rivela anche, come dire, raffigurazioni al femminile che non sono solo di accudimento, ma come dicevo con la collega poco fa, prima tu ne avevi presentata una, in cui è sempre la donna che porta, noi già sostegno. Allora, paradossalmente nel fascismo noi che siamo la donna sottoposta, vengono fuori anche tipi di altri simbolismi. Ecco, questo è un percorso che magari può essere interessante da collocare, quindi ognuno poi dopo può trovare la sua formula. Vi invito a riflettere perché appunto, come vi avevo accennato prima, quindi ve lo ribadisco, dopo Natale vi daremo anche istruzioni per eventualmente, invece che essere sottoposti a una verifica e subirla completamente, anche magari fare una verifica in cui voi presentate un lavoro, insomma, siate sempre propositivi. Ringrazio ancora Brigida Mascitti e volevo ringraziarvi e scusarvi perché so che è una carrellata infinita, se mi fossi soffermato ovviamente secolo per secolo non avremmo finito neanche per Natale. Per cui questo qui è un piccolo focus ovviamente sul periodo dell'immediato dopoguerra, però
come giustamente dice la professoressa Monica, qualora qualcuno, e io stesso ovviamente mi propongo, voglia andare avanti, approfondire questi studi, questi discorsi, ovviamente c'è anche la bibliografia. Cioè, appunto, c'è la bibliografia che è utile per l'approfondimento. Sì. Okay. Ringraziamo perché tutti i nostri lavori vengono qui a titolo gratuito. Okay, grazie. Grazie. Vi ricordo che il prossimo incontro ci sarà il 4 marzo, quindi avete modo di organizzarvi. Chi è iscritto, ok, ha firmato, chi si è iscritto oggi riceverà più presto una mail da parte mia, vi darò le credenziali per accedere al sito, alla piattaforma, dove presto caricheremo il video della dottoressa Mascitti. In questo modo potrete insomma riascoltare la sua lezione. L'ultima cosa, mentre vi preparate così vi lascio scappare, quello che mi fa piacere è che siete rimasti fino alla fine, almeno la maggior parte, sono contenta, perché vedo che avete afferrato il corso, il senso di questo corso, cioè non è quello di prendere un pezzo di carta a livello professionale, ma di arricchirci sul patrimonio e la conoscenza della nostra città da trasmettere ai ragazzi. Quindi invito le docenti, quando andrete in piazza d'Aprilia, passate per il San Michele e per il gioco lunare, guardateli con occhi diversi, guardate queste opere con occhi diversi e fatele, no, ma soprattutto fatele notare ai vostri alunni, perché insomma spesso loro non ci fanno neanche caso, ad esempio i fori delle pallottole sulla statua di San Michele. Quindi tutto qua, grazie a tutti. Sì, è così. Se il nuovo non piace, non sta a come? No, assolutamente. Invece io no, infatti io non ho notato mai. No, ho notato fortissimamente la stampa. Non è che 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 non è